Cari quaddisti, eccoci a Crossodromo Galaello Odolo, finita la giornata, finita tutte le gare, siamo a quel punto della situazione di Giuliano Cozzi, team Honda Cozzi, sicuramente non in una serie positiva, questo team che ci ha abituati a un dominio negli ultimi anni, ma un team che comunque piazza sempre le zampate nel corso delle manifestazioni e si porta sempre a casa qualche risultato in QX1, campionato internazionale importante. Ricordiamo oggi Nicola Montalbini, dominio totale in gara 2, veramente superiore quando è andato al comando. Gara 1 era, mi sembra, se non e poi c'è stato purtroppo un intoppo che ha fermato prima del tempo la corsa di Nicola Montalbini, ma in gara 2, quando è andato davanti, ha imposto un ritmo forsennato. Stiamo parlando di tutti i giri in 44 bassi, che hanno veramente stressato tutti i più forti piloti europei, allora, che erano al suo inseguimento. Io dico, oggi se la gara finiva dopo la prima curva, dicevamo tutte le categorie. Tutte le usciotte, infatti. Tutte le usciotte le abbiamo fatte tutte noi. Ma a prescindere da questo, comunque, è un periodo di quelli proprio negativi, nel senso che ce ne capita di tutti i colori. Un'annata un po' no a livello così di fortuna, perché io a sto punto metto insieme la fortuna, però cerchiamo sempre di difenderci, perché ricordo Macertesi ha fatto secondo, grandissima Nicola gara di Macertesi, era in testa alla prima manche, poi ha avuto un inconveniente alla moto, ha vinto la seconda manche alla grande, niente, in QX2 sia all'Agosti è sempre in crescita, in QX5 il Varaldo oggi ha fatto secondo, era in testa alla prima manche, è capottato, quindi anche lì oggi, insomma, un po' di sfortuna l'abbiamo addosso e non ci possiamo fare niente, insomma, è così. Però siamo sempre lì tre primi, ce le lottiamo sempre. Passerà, io dico che passa, andiamo avanti e fiduciosi, via. Giuliano, questa moto iniezione, questa scelta del motore da cross, sicuramente vincente sotto il punto di vista del risultato cronometrico, ti sta forse un po' penalizzando rispetto all'affidabilità degli anni passati? Gli anni passati avevano una affidabilità chiaramente costruita su una moto di serie, quindi già con una struttura fatta. Qui abbiamo fatto un progetto tutto nuovo, che già sapevamo di rischiare qualcosa inizio anno, anche comunque dovuto un po' un po' tutto, insomma, questa mancanza un po' di budget che abbiamo a livello di ricerca annata. E sviluppo è comunque la ricerca e sviluppo è non è quella degli americani, dei nostri concorrenti Can-Am, dove loro ricercano e sviluppano e fanno sempre grosse migliorie. Noi purtroppo siamo sempre un po' penalizzati da un'annata un po' triste economicamente, e fortuna che abbiamo degli sponsor come Cam e TMC che ci sostengono alla grande, perché sennò veramente quest'anno era molto dura. Però detto questo, uno sviluppo di una moto completamente nuova come la nostra chiaramente ha bisogno di girare, e se manca la materia prima il girare è un po' complicato. È anche pur vero che comunque questo accaparrarsi di tutte le all-shot da parte del team Cozzi vuol sicuramente dire che la scelta del motore da cross ha portato incremento di progetto, potenza. Allora, il progetto moto da cross, che poi la gente ne possa dire, ne dica, non ne dica, io dico il progetto di quello che abbiamo fatto noi, secondo me è un grandissimo progetto e molto valido. Abbiamo degli inconvenienti che stiamo cercando di rimediare pian pianino. Chiaramente, ripeto, bisogna girare, e se si gira poco ci si mette più tempo per risolvere i problemi. Detto questo, penso che anche settimana scorsa Varniacchi ci ha fatto i complimenti della moto quando eravamo in condizioni ottimali tra pneumatici e tutto, che la moto scappava via rispetto alla sua, penso che un complimento fatto da uno. E comunque ricordiamo che l'unico pilota e l'unica moto che è riuscito a impensierire Jeremy Varnia, il team Can-Am ufficiale, è stata l'Honda del team Cozzi con Nicola Montalbini. Sì, dai, anche questo direi che l'unico pilota che è riuscito a tenere il suo passo. Sì, che anche lì comunque abbiamo fatto gli ushot, anche lì miglior tempo in prova, mi sembrano secondo tempo, comunque siamo sempre lì. Manca quel pizzico di fortuna, un po' di affidabilità, che penso che dopo 5-6 anni che abbiamo fatto bene o male sempre, vincendo sempre in tutto il campionato italiano, un po' in Europa e tutto, quest'anno stiamo pagando un po' dazio. Però, ripeto, siamo sempre lì dalle prime posizioni. Comunque il team Cozzi c'è sempre. Siamo con 14 moto anche qua, penso che siamo il team più numeroso e con più problemi, perché 14 piloti a far correre. Che poi e ricordiamo che nonostante tutto si è riuscito a farli partire tutti, sia in gara 1 sì, sia in gara 2. Tra capottamenti, rovesciamenti, che te ne hanno rotture, fatti di ogni, Giulio. Quindi penso che anche quello è da lodare i ragazzi
nostri, da Joseph a Mustafa, a Valerio, a tutti quelli che ci sono, perché, a Alex, perché fanno un lavoro che, cioè, se uno non prova due giorni non può capire. E questo è verissimo. Grande Giuliano, un salutone, ancora i complimenti per i risultati ottenuti. E questo è a Crossodono Galaello, veramente il Team Cozzi ha mostrato di avere delle ottime moto. E ricordiamo che il tempo migliore in prova, il tempo migliore in gara è stato staccato da Nicola Montalbini. E questo si credo sì, sia Nicola grande. Montalbini è acciaccato, perché ieri tra l'altro cappottone anche di Nicola, ospedale, oggi aveva una schiena che era più nera che bianca, e nonostante quello ha preso dal direttore sportivo mollare un cazzo, anche Giuliano Cozzi non ha mai mollato e non mollerà. Andiamo avanti, Giuli, ancora i nostri complimenti, un grande saluto e un arrivederci ai prossimi appuntamenti. Grazie ancora, arrivederci.